Allora, professione procuratore di calcio. Allora, come è iniziato a fare procuratore di calcio? Cioè, perché hai iniziato a fare? Cosa facevi prima? Allora, io sono stato dirigente d'azienda per 25 anni. Poi ho deciso di cambiare perché volevo dedicarmi a qualcosa che effettivamente fosse più appassionante per me. Procuratore sempre al telefono, eh. Sì, certo, sicuramente. Vai. E, però è iniziata anche un po' per caso la situazione, perché alla fine io avevo una passione per delle magliette sportive e praticamente nel ricercare una maglietta storica ho incontrato una ragazza brasiliana che me la vendeva, una maglietta di Ronaldinho. Ah, ok. Insisto, scusate. Procuratori sono sempre al telefono. Adesso lo spegniamo, adesso Sto lo spegniamo. spegnendolo, ma non mi dà. Scusate. Non tagliamo il video, lo facciamo così in diretta per farvi vedere, dimmi. E ho incontrato questa ragazza che mi ha venduto questa maglietta firmata da Ronaldinho e quindi mi è venuta la curiosità di dirmi: ma scusa, ma come fai a avere sta maglietta te? Cioè, dimmi. E lei mi fa: no, sai, io conosco Era una una. maglietta originale? Sì? Perché comunque le magliette hanno dentro delle etichette, c'è tutta una storia sulle magliette storiche, puoi risalire alla matricola, puoi verificare se è Sì, una maglietta di marca. effettivamente è stata vista, ok. E allora mi ha detto: Ma no, hanno anche un io valore economico. assolutamente, una maglietta firmata può valere anche 700-800 euro. Ah, ok. Poi se hai degli anni 70 anche 2000, 3000, Ah. dipende. E praticamente mi fa: io conosco un brasiliano che diciamo lavora a Milano nei locali, eccetera, che conosce tutta una serie di giocatori del Milan brasiliani, e quindi tra questi c'era Ronaldinho, io lo conosco e ho avuto questa maglietta. A chi gli ho detto: beh, ma perché non me lo fai conoscere? Me l'ha fatto conoscere e da lì ho iniziato a conoscere Cafu, Dida, Ronaldinho no, perché non è ancora venuto in Italia, e da lì sono iniziati i contatti, Juari, che è diventato il mio scout in Brasile, e da lì è iniziato la passione per cominciare ad avere contatti con giocatori e poi di conseguenza cercare degli altri ragazzini più giovani attraverso di loro e seguirli. È nata così. C'è anche un talent scout? Loro lo fanno Ah, per loro lo fanno per te. Volevo chiederti una cosa, ma tu già prima eri appassionato di me. calcio, ovviamente. Assolutamente sì, Ma assolutamente hai sì. avuto un trascorso calcistico o Ho proprio. giocato a pallone fino a 16 anni, ad un livello medio-basso, direi, Sì, quasi vabbè, ma amatoriale. generalmente il procuratore non è gente che poi ha avuto un passato No, come. quello no, quello no. Molti non sono né gente che non ha mai, probabilmente neanche No, mai quello no. tirato. La passione per il gioco invece ci deve essere. Sì, è più un discorso manageriale, quindi a te ti ha aiutato di più il discorso che sei stato un manager d'azienda. Assolutamente sì, sicuramente questa cosa qua è stato anche un elemento importante perché il calcio non è poi così evoluto dal punto di vista organizzativo. Quindi tanti principi che si potevano applicare nella normalità delle situazioni, in un lavoro di tutti i giorni aziendale, qui sembravano, diciamo, cose stravolgenti. Faccio un esempio, a livello giovanile, quando devi presentare un ragazzo, in molti lavorano con WhatsApp e una descrizione, diciamo, sommaria. Io la prima cosa che ho fatto è creare un curriculum sportivo, come c'è per i giocatori finiti, che è Transfermarkt, ma che a livello giovanile non esiste. Tu lo fai però come procuratore di calcio, mi dicevi l'altra volta, per i giovani talenti. Sì, perché comunque quando uno inizia, inizia in realtà, diciamo, dai ragazzini, perché comunque
non è che arrivi. Ormai tutti i calciatori hanno un procuratore, giusto? Adesso... Diciamo a livello di squadre anche di Serie A, B, C. Io non ne so niente, non so neanche chi è in testa, forse l'Inter mi pare che sia in testa adesso campionato in testa, adesso. Però cioè, assolutamente, non ne capisco nulla di calcio. Assolutamente ti posso dire forse una cosa che non sanno tanti. È una cosa che mi interessa sapere, cioè anche i giocatori delle primavere e delle prime squadre hanno già procuratori. Assolutamente sì, in Brasile da 13 anni ce l'hanno. In Italia un po' più avanti. Tu lavori col discorso brasiliano. Sì. Anche, però ti dico che in Italia la professione è regolamentata con un albo nazionale dal 2020. Quindi chi vuole fare questo lavoro deve praticamente superare due esami al CONI e uno alla FIGC nel caso nel calcio, oppure in un'altra federazione se sceglie un altro tipo di sport. Ah, questo è interessante, quindi tu sei abilitato, cioè non è che uno prende e dice faccio il procuratore. Assolutamente. Deve avere la certifica del CONI. Assolutamente, devi superare degli esami. Ah, ok. E praticamente il guadagno, diciamo, del procuratore dove consiste? Allora, il procuratore guadagna una provvigione. Una percentuale sul contratto. Sul contratto all'ordo del giocatore, sia in caso di trasferimento che in caso di contratto, diciamo, con una determinata squadra. Sì. Per tutti gli anni che questo contratto vale. Ah, ok. Ah, tu hai la percentuale per l'anno dei contratti? Il contratto può essere triennale, quinquennale, tu hai la percentuale sulla totalità del contratto. Beh, se tu prendendo giovani talenti, come dici anche solo dal Brasile o da altre parti, poi questo qui stando con te, se comunque cresce, ti fa guadagnare anche più a te. Assolutamente, diciamo che questa è una professione dove il guadagno medio, visto che c'è tanta diversità tra quello che guadagnano i calciatori di Serie A e quelli delle B o C sì, e D, esatto. Il guadagno medio, se tu uno guarda, è su 43.000 euro il medio, che è all'ordo, che al netto stiamo parlando di cazzate. Beh, certo, perché sono tanti anche procuratori e giocatori comunque di altre categorie. Noi chiaro che se fa il procuratore di, che ne so, di Cristiano Ronaldo, con i contratti che va, è vero. È chiaro, quindi infatti è importante anche fare, quando si parla di calcio, c'è sempre molta passione dietro, perché la facciata economica non vale per tutti. Chiaro, normale. C'è anche tanta gente che arriva al professionismo e non ha quei guadagni lì. Beh, certo. E questo... Anche se gli stipendi comunque ultimamente si sono alzati rispetto a una volta. Parliamo di A. Parliamo di Serie A, sì. Perché se noi... Quanto guadagna più o meno mediamente, una domanda mia, un giocatore buono di Serie B, per esempio? Allora, tu devi considerare che in Serie B... ci sono percentuali tra il 70 e l'80% che ancora lavorano al 50.000 euro, quindi stiamo parlando di un valore basso. Poi chiaramente se la percentuale arrivare al 100%, ci sono anche giocatori che arrivano a 300-400.000 euro. In Serie B? Però il mezzo milione... In Serie B? Sì, il mezzo milione devi arrivare a trovarli, devi arrivare in A. In A. E il mezzo milione di euro all'anno... Anche i giocatori, diciamo, delle ultime squadre prendono una cifra? No, assolutamente no. Che no, un Empoli, per dirti, o... No, il discorso che magari può avere poco senso, faccio un esempio... Diciamo, gli stipendi forti sono nelle prime 5-6 squadre d'Italia. Assolutamente sì. Juve, Inter, Milan... Hai visto l'anno scorso, anzi 2 anni fa... quando Messias arriva al Milan, solo perché è arrivato al Milan, arrivando dal Crotone, gli danno uno stipendio di mezzo milione l'anno, così. Ovviamente il procuratore ci fa la cresta. Quanto è più o meno la percentuale? La percentuale varia, perché comunque... Allora, Raiola a suo tempo era nominato il mister 10%. È morto Raiola? Certo. Ah, sì. In realtà... Ah, 10% prendevo più o meno. In realtà c'è una percentuale che viene consigliata a livello regolamentare, che è il 3%. Il 3%, però non è neanche tanto. Non è neanche tanto. Beh, poi dipende che calciatore ovviamente. Di solito si lavora intorno al 5, che però può diventare 10 se la percentuale viene presa sia dal giocatore che dalla società. Esatto, poi se sei un procuratore di campione, è normale che sono pochi, però
Va bene, ti ringrazio per questa intervista che mi hai concesso, parlandomi un po' di questo mondo che io non conosco minimamente, e ti auguro di trovare dei bei campioni che almeno ci fai la cresta su di loro. Ma guarda, io e allora mi inviti a vedere la partita di pallone. Allora, sicuramente sì, mi piacerebbe un giorno parlare con te dell'economia del calcio, che è una cosa secondo me importante. Magari facciamo un altro video dove mi parli un po' del business. Quello secondo me è importante perché l'economia del calcio... Ma mio fratello che ha laureato in economia e commercio fece una tesi proprio sul business del calcio e andò a lavorare un anno in Inghilterra dove lì c'è un business della Madonna proprio per delle società calcistiche. Ma visto che parli di economia, il calcio oggi cuba nel PIL come praticamente quasi la costruzione. Sì, no, c'è un giro della Madonna. Quindi è importante considerarlo non solamente come, diciamo, immagine, ma considerarlo anche come un elemento fondamentale dell'economia italiana. Perfetto, grazie.